Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tuttotech. Quest'oggi vi presentiamo, anche se siamo in vacanza, pensiamo sempre a voi. A parte gli scherzi, oggi vi presentiamo come creare su Alexa un sommario quotidiano. Che cos'è il sommario quotidiano? E ci viene in aiuto Marco. Ci svegliamo al mattino, siamo lì che ci stiamo... Saluto il pubblico prima. Ciao ragazzi, nessun sempre chi. E vi svegliate al mattino, siete lì che vi state lavando i denti, lavando la faccia, anziché la solita radio da ascoltare, magari volete iniziarvi a sentire due notizie di cosa è successo, il meteo, come sarà, tante varie cose, poi vedremo insieme. Ecco, il sommario quotidiano riassume tutto questo dando un semplice comando ad Alexa. Quindi vi basterà dire Alexa sommario quotidiano ed Alexa vi dirà tutto ciò che voi avete impostato, dalle notizie del meteo, notizie quotidiane, sport e quant'altro. Però io direi che prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo tale da non perdere tutti i video che noi caricheremo. Ma detto questo, da questa strana ambientazione con una luce un po' strana, scusate, ma siamo appunto in esterna, beccatevi la nostra sigla! Ragazzi, io direi che adesso ci spostiamo sul cellulare e vi facciamo vedere come impostare questo sommario quotidiano direttamente sull'app Alexa. Entriamo nell'app Alexa. Menu a tendina in alto a sinistra. Impostazioni. Scorriamo in basso e troviamo la voce sommario quotidiano. Clicchiamo. Ora ci troviamo in automatico già due skill che lui ci suggerisce, che sono SkyTG24 e le previsioni di Amazon. Da qui possiamo gestirle come vogliamo, quindi possiamo disabilitarle cliccandoci, vedete finiranno nella sezione bassa off, oppure facendo il più ci aprirà tutte le skill che sono abilitate per essere citate all'interno del sommario quotidiano, perché non tutte le skill funzionano all'interno del sommario quotidiano. Quindi noi proviamo a cercare, per esempio, quella che ho anch'io nel mio sommario quotidiano, cerchiamo 3B Meteo, clicchiamo, facciamo abilita l'uso, impostazioni, gestione, gestire sommario quotidiano. Come potete vedere ce l'ha già aggiunto e ce l'ha già flaggato, quindi quando daremo il comando ad Alexa partirà in questo caso con le previsioni di 3B Meteo. Se poi vogliamo sentire delle notizie, riaggiungere SkyTG24, non facciamo nient'altro che riselezionare la skill e ce la riporterà nella parte superiore. Una volta che abbiamo scelto tutte le skill che vogliamo, che ci faccia sentire quando impartiremo l'ordine, cliccando il tasto in alto a destra modifica, possiamo invertire, spostare e dare priorità per sentire prima o dopo le skill. Quindi ci posizioniamo e teniamo premuta sulla parte destra dove ci sono i due trattini e spostiamo la skill nella parte superiore o inferiore. Una volta fatta la modifica, schiacciamo fine. Eccoci qui ragazzi, come avete potuto vedere, molto semplice, intuitivo e potete giostrarvi un po' come volete e sentire quello che preferite al mattino. Ora vi facciamo sentire un esempio. Prima quello che avete visto era sul cellulare di Miki ed era abbiamo impostato dall'inizio, come ve lo troverete anche voi se non l'avete mai impostato. Io ho già impostato un sommario quotidiano, oggi l'ho già ascoltato, quindi potrebbe dire anche che abbiamo già ascoltato tutto oppure una registrazione parziale. Adesso vediamo insieme a voi cosa succede. Lo attiviamo dal cellulare perché siamo in trasferta, appunto. Proviamo. Alexa, sommario quotidiano. Marco, ecco cosa non hai ancora ascoltato oggi. La SkyTG24. Parte la musichetta con tutte le notizie. Quindi, come avete potuto vedere, la comodità è: la mattina volete alzarvi, dite semplicemente quella frase che dicevamo prima, sommario quotidiano, e in base a tutto ciò che voi volete ascoltare la mattina,
vi fa un riassunto, ve la fa ascoltare. Bene, come avete potuto vedere, come vi diceva Marco, è stata una cosa molto semplice, ma questi video li facciamo mirati soprattutto per i neofiti, perché comunque ci sono molte caratteristiche di Alexa che a volte non si conoscono, o comunque non si ha nemmeno il tempo di andare a sbirciare. Esatto. Ma non vi preoccupate, ci siamo noi che vi proponiamo un po' di cosette. Allora, vi ricordiamo che qui sotto abbiamo messo dei link, come al solito, che vi portano direttamente su Amazon, dove poter acquistare prodotti. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!